Buongiorno a tutti, oggi vi voglio far vedere una stalla che è stata passata da stabulazione fissa a stabulazione libera con piccoli investimenti a tutto vantaggio del benessere animale e i soggetti qui dietro ne sono testimoni. Guardate tutto il video che è molto corto e fatevi la vostra idea. Buona visione. È la visione dal lato ovest dell'azienda, siamo a maggio 2018 e vedete che è stato effettuato il primo sfalcio nel terreno antistante l'azienda. Entriamo ora nella vecchia stalla a stabulazione fissa. Ora vedete c'è la sala del latte sulla sinistra e qui c'erano le vecchie poste dove erano stabulati permanentemente gli animali. Ora è stata riverniciata la parete, sono state inserite nella linea latte, diciamo sempre la possibilità di mungere le bovine, vedete essere presenti anche le catture per gli animali stessi. Da qui si accede all'area stabulazione libera. Dove mangiano le bovine in questo momento erano presenti dei capi in stabulazione fissa. Ora sono libere di alimentarsi e di riposarsi quando ne hanno voglia. Non mancano sistemi di ventilazione per la stagione estiva. Ora diamo un'occhiata esterna all'azienda. Vedete qui sulla destra una platea dove è stoccata la massa del letame e qui vedete un abbeveratoio artigianale e alcune delle aree di stabulazione delle bovine. Guardiamo meglio l'abbeveratoio, vasca con galleggiante. Le bovine quindi sono libere di spostarsi all'interno di strutture aziendali anche vecchie, se vogliamo. L'area del lettiera nelle vecchie strutture la vedete impagliata e vedete anche un sistema di distribuzione dell'alimento tramite le calate, che sono degli autoalimentatori che scaricano il mangime in varie frazioni. In quest'area c'è un passaggio uomo e un abbeveratoio a richiesta. Vedete come le bovine sulla paglia pulita si distribuiscono abbastanza uniformemente. Altro vantaggio dell'azienda è questo corridoio che è stato costruito in un secondo momento, gestibile tramite cancellature anche per poter fare le operazioni di pulizia e collegamento a un hangar. Vedete che anche l'hangar è ventilato e sotto l'hangar è presente l'abbeveratoio, è presente la lettiera ed è presente la mangiatoia. Mi raccomando, fate i passi d'uomo. Questo hangar è poi collegato a un paddock esterno in terra battuta, dove gli animali possono andare, ad esempio, durante le ore notturne e le ore più calde della giornata. Il paddock chiaramente può essere precluso durante la stagione invernale. Vedete un paddock con recinzione in legno, con portaballoni e comunque una recinzione elettrificata. Non mancano in azienda delle sistemi di cow comfort, vedete qui c'è una vasca con dei sali a disposizione, là c'è la possibilità di dispositivi grattaschiena per gli animali che vogliono fare un eventuale grattamento del mantello per rimozione di parassiti e per garantire il benessere. Qui in fondo sulla sinistra c'è il capannone con i mezzi d'opera fondamentali, quindi la terna, un bobcat o similare per rimozione della lettiera e uno spargipaglia. Dall'altra lata dell'hangar non sono presenti le bovine in lattazione, bensì vedete le asciutte e le bovine di rimonta che godono di quest'area sia coperta sia scoperta. Ora andiamo a vedere il particolare della sala di mungitura. Ritorniamo indietro alla ispezione del video precedente. Vi faccio notare le poste, il tubo, l'atodotto, la possibilità di catturare le bovine e ora vediamo l'operazione di mungitura. Le bovine sono abituate, entrano in una sala pulita, si dispongono naturalmente senza nessuna preclusione, senza nessuna competizione all'interno della sala e accedono tramite questo piccolo corridoio. Chiaramente vengono invogliate tramite la distribuzione di mangime. Nella sala pulita l'operatore può eseguire l'operazione di pre-dipping, di stripping e di pulizia sequenziale delle mammelle, chiaramente associando quelli che possono essere i vantaggi di una sala di mungitura agli svantaggi della mungitura alla posta in stabulazione fissa. Quindi l'operatore in questo caso non ha una sala con buca e si deve piegare. Vedete, lo stato di pulizia degli animali è variabile in funzione di quello che è l'abitudine a coricarsi l'animale o all'interno o all'esterno e vedete comunque come le operazioni di pulizia garantiscono una corretta sanificazione della mammella. L'operatore ora attacca il gruppo e vedremo in breve spezzone quella che è la prassi di mungitura.
Breve commento a questa azienda. Questa azienda aveva qualche anno fa delle bovine in stabulazione fissa. Il proprietario dell'azienda ha cercato di modificare la stabulazione in stabulazione libera senza poter avere disponibilità economiche importanti e quindi dovendo fare questo investimento con minor dispendio di soldi possibile. Direi che il risultato è più che sufficiente, anzi a me va un plauso a questo allevatore che ha avuto il coraggio di liberare le vacche riducendo al minimo i costi e ottenendo un ottimo risultato. Grazie dell'attenzione a te che hai visto il video fino a questo momento. Spero che questo video di questa piccola azienda da 30 vacche in lattazione a stabulazione libera vi sia piaciuto. Mettete un like e condividetelo con altri e cercate di raccogliere qualche spunto e applicarlo nella vostra realtà aziendale. Un caro saluto, Mauro Marmiroli, Centro Veterinario San Martino.